oggi. E con noi abbiamo il piacere di avere al telefono Mauro Sarmiento, che è stato il primo atleta italiano a vincere una medaglia nel Taekwondo. Ciao Mauro, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Medaglia d'argento in particolar modo a Pechino. Mauro, peraltro, è un nostro conterraneo, perché sei di Napoli, vero? Sì, sono di Casoria, esattamente, provincia di Napoli. Di Casoria, perfetto. Allora, dici innanzitutto quali sono le tue sensazioni a qualche mese dalle Olimpiadi. Chiaramente l'obiettivo è quello di migliorarsi, no? Ma sicuramente, il mio obiettivo è quello di andare a Londra, come tutti gli altri atleti come me, e cercare di vincere Londra, diciamo, 2012. Sicuramente adesso sono in fase di preparazione piuttosto intensa, abbiamo iniziato proprio il primo dell'anno, a Capodanno, e quindi spero di arrivare nel miglior modo possibile al ritorno delle Olimpiadi, di cercare di portare almeno quanto ho fatto a Pechino 2008. Se non vincerla proprio. Beh, noi te lo auguriamo chiaramente. Hai detto che sei in fase di preparazione. In che cosa consiste la preparazione di un atleta del tuo livello? Qual è la tua giornata tipo? Guarda, la mia giornata tipo è la mattina alle 8 sveglia, colazione è piuttosto leggera, non troppo pesante, perché subito dopo, verso le 9:30, preparazione atletica sul campo con il mio preparatore atletico. Alle 12:30 pranzo, qualche oretta sul lettuccio a riposo, e poi subito verso le 3:30, 4:15 in palestra, diciamo, e mi dedico alla parte tecnica, tutto ciò che riguarda il combattimento e la pratica proprio del Taekwondo. Ciao Mauro, io invece volevo chiederti, come ha ricordato Alfonso, hai vinto la medaglia d'argento a Pechino 2008 e ti aspettavi un risultato di questo tipo? E soprattutto ci stavamo chiedendo, prima di contattarti, da dove nasce la passione per questo sport? Guarda, la passione è nata un po' per caso, mi sembra un aneddoto, ma io ho iniziato a fare Taekwondo grazie a un collega di mio padre, perché mio padre fa il vigile urbano giù a Casoria. E niente, un giorno mi disse di provare in questa palestra del mio vecchio maestro, Laizza Domenico, e niente, poi ho iniziato così per gioco. Sinceramente non avevo obiettivi, andavo in palestra giusto per fare sport, per stare con gli amici e divertirmi. Poi nel 98 ho partecipato al primo campionato del mondo juniores, ai miei 15 anni, dove sono uscito ai quarti di finale, quindi sono arrivato al quinto posto, e da lì poi è iniziata la cavalcata fino a Pechino 2008. Tutto qua. Ecco, io invece, ciao Mauro, sono Peppe, ti volevo chiedere un po' i principi del Taekwondo, perché si fondano su i fondamenti del Taekwondo sono l'etica, la morale, cioè li vuoi un po' spiegare? Sì, la cosa importante del Taekwondo è che, nonostante sia uno sport da combattimento, quindi dove c'è il KO, ci si saluta, c'è rispetto con il proprio avversario, sia prima di iniziare l'incontro che dopo, diciamo, che finisce l'incontro. Quindi noi trasmettiamo soprattutto alla gente che ci guarda, nonostante, diciamo, il full contact, le botte tra virgolette che ci diamo in rispetto verso il proprio avversario, questo qua, insomma, è il concetto. La cosa buffa, Mauro, è che chi ti ha rivolto la domanda è un grossissimo appassionato di wrestling, che insomma, proprio di etica e di morale. Perfetto, quindi siamo là, insomma. Insomma. La gente vede, diciamo, come questi si menano, perché comunque c'è il KO, cioè addirittura certe volte si vedono dei KO abbastanza brutti, e dice, poi dopo si salutano. È proprio quello, diciamo, il principio, l'etica e la morale del Taekwondo. Bravo. È proprio lì, insomma. Bene Mauro, ma tra l'altro tu con questo sport hai trovato anche l'amore. Ricordiamo che la tua fidanzata Veronica Calabrese nelle prossime settimane si toccherà anche lei le qualificazioni olimpiche che terranno dal 27 al 29 gennaio in Russia. Sì. Quindi farà il tifo per lei, naturalmente. Sì, sicuramente mi fa più male veder guardare lei che gareggia che gareggiare io, diciamo, in sostanza sono più in ansia quando devo guardare lei, però sicuramente so che lei si è preparata molto bene, io gli sto dando una mano, come gli sta dando una mano tutta la squadra nazionale, diciamo, italiana del Taekwondo, e niente, aspettiamo la partenza lunedì e speriamo che mi raggiunga anche lei come abbiamo fatto a Pechino, ma con una sorta diversa, sperando di
arrivare a vincere, a coronare il nostro sogno prima di sposarci, perché insomma tra un po' arriva anche il momento di ma che bello, ma vogliamo fare un applauso a Mauro e a Veronica. Bravo, bravo Mauro. Tra l'altro io vedo qui, insomma, tu hai anche un blog in rete tra i tuoi hobby, quindi c'è il computer, c'è internet, c'è la musica, c'è il calcio. Ho letto che sei un tifoso del Napoli, quindi sei abbastanza sfegatato. Abbiamo parlato proprio prima del Napoli, che quest'anno sta un po' deludendo le aspettative, quindi tu lo segui costantemente, segui il campionato di calcio sempre all'estero, in Italia sempre seguo. Mi fa dannare in corso il Napoli. Leggevamo hobby, musica, ma che musica ascolti? Perché insomma è una domanda che noi facciamo spesso agli atleti che abbiamo il piacere di intervistare, perché la musica spesso carica l'atleta prima di gareggiare o semplicemente durante l'allenamento. Guarda, sembra strano, ma io ascolto musica napoletana. Pensa che io prima di entrare sul quadrato, prima di fare un incontro, ascolto musica napoletana, solo musica napoletana. Ma musica napoletana? Ma i neomelodici, scusa. Neomelodica? Sì, sì. Dici d'Alessio, ti faccio il nome a caso. Hai capito? Quindi spesse volte prima di entrare sul quadrato ascolto Non mollare mai, no? Perché quella canzone mi carica tantissimo. Ah beh sì, quella sì, infatti. Sembra fatta proprio per noi atleti, insomma. Quindi ascolto quella musica là. Bene, e allora salutiamo noi Gigi D'Alessio. Vedo Mattia che sta trovata. Beh, vogliamo mandarti Non mollare mai, così insomma per concludere la nostra intervista. Mauro, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni agonistici a Londra e chiaramente anche per la tua vita sentimentale. Crepi il lupo. Grazie buongiorno a Mauro Sarmiento. Grazie, buon proseguimento ciao. Di giornata. Grazie ciao a tutti.